Con l'aumento dei positivi al Covid-19 degli ultimi giorni, l'Abruzzo supera l'incidenza dei 50 casi settimanali su 100.000 abitanti, uno dei parametri monitorati dal CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, per il cambio di colore delle fasce di rischio delle regioni italiane. Tuttavia, a fronte di un indice RT tra i più alti d'Italia, in Abruzzo resiste bene il sistema sanitario con un basso tasso di ospedalizzazione dei ricoverati, sia in area medica, dove la soglia di rischio individuata è del 15%, sia in terapia intensiva, il cui limite è fissato al 10%. Rispetto a novembre del 2020, quando l'Abruzzo si apprestava a entrare in zona arancione e i numeri dei bollettini sanitari quotidiani dipingevano un quadro a dir poco scoraggiante, esattamente un anno dopo è la variabile dei vaccini ad aver cambiato lo scenario, segno evidente che la copertura vaccinale è efficace e funziona, come sottolinea anche il dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Santo Spirito di Pescara e responsabile del Covid Hospital, per il quale diventa sempre più necessario accelerare sulla somministrazione delle terze dosi e convincere gli scettici del vaccino. Dottor Giustino Parruti, come possiamo leggere questi ultimi dati contenuti nei bollettini sanitari che arrivano dall'Assessorato regionale alla Sanità e che parlano di aumento dei casi di positivi al Covid-19? Ma sono perfettamente in linea con due fattori di predizione molto forti. Uno, il fatto che nella popolazione anziana la data della prima dose vada allontanandosi anche quella della seconda, per cui c'è una certa suscettibilità di ritorno in coloro che non abbiano ancora fatto la terza dose. Dall'altra è che abbiamo a che fare con la variante assolutamente più contagiosa che abbiamo avuto fino adesso, per cui pur essendo molto incrementata per fortuna la percentuale delle persone con protezione importante o totale, è quella piccola frazione di suscettibili non vaccinati e di suscettibili per residua infettabilità tra i vaccinati, specialmente con dosi più remote, ovviamente il virus riesce a circolare perché è molto forte lui. E comunque il sistema sanitario tiene botta. Resistono soprattutto gli ospedali perché i dati delle ospedalizzazioni, sia l'area medica che la terapia intensiva, sono comunque piuttosto bassi rispetto a questi parametri individuati dal CTS. Sì, assolutamente. Abbiamo una grossa capacità di intercettazione e di avvio agli anticorpi monoclonali per le persone a rischio. Adesso comincia veramente a funzionare, soprattutto nell'area pescarese, i medici di base, il pronto soccorso ci manda le persone che devono essere trattate con i monoclonali e questo aiuta tantissimo. La copertura vaccinale è prossima all'88%, questo vuol dire sostanzialmente avere raggiunto una grossa difesa. Chiaramente l'occupazione delle corsie, che è modesta in questo momento, è legata soprattutto ai non vaccinati e a quella piccola frazione di vaccinati suscettibili anziani che comunque sviluppano delle forme con bassa progressività, ma tali da dover essere ospedalizzati. Ma insomma, il carico assistenziale non lo percepiamo come drammatico in questo momento. L'anno scorso, a novembre del 2020, l'Abruzzo si apprestava anche ad entrare in zona arancione. A fronte di tutto ciò, insomma, se paragoniamo i dati del novembre 2020 a quelli del 2021, l'unica variabile subentrata in questo quadro è proprio quella dei vaccini. Però c'è ancora uno zoccolo duro dei Novax o degli scettici, non so come vogliamo chiamarli, che comunque resiste. Al di là di un pugno di irriducibili su base, diciamo così, un po' preconcetta nei confronti dei vaccini, tra quelli che non si sono ancora vaccinati, in realtà ci sono tante persone che hanno delle giustificabilissime perplessità che, valutate una per una e affrontate una per una nel senso di una personalizzazione dei controlli, delle terapie preventive magari da porre in essere, si riducono. Quindi io credo che dobbiamo essere pronti a rispondere a tutte le richieste di interlocuzione da parte di chi ha dei dubbi e poter schiarire, aiutare a trovare un accesso a quella che poi è l'unica soluzione.